Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora su Fable oggi. Perché? Perché non solo andremo finalmente a Bowerstone Nord, perché abbiamo ottenuto l'accesso grazie al completamento del sigillo che siamo riusciti, cioè, anzi al completamento dell'arena che ci ha permesso di ottenere il sigillo, che adesso ci permetterà appunto di oltrepassare la guardia che voleva il riconoscimento. Ma voglio cominciare questa puntata adesso perché vi farò vedere come ottenere altri due indizi del tesoro di Albion. Se vi ricordate, uno l'abbiamo ottenuto lì nel frutteto, all'inizio praticamente del gioco. Oggi invece ne otterremo altri due pezzi addirittura. Bisogna andare prima alla radura di Nothol, perché come potete vedere qui appare il messaggio chiave mappa. Chiave mappa sta ad indicare appunto uno di questi indizi. Una volta che avrete completato la missione dei banditi, che è una side quest questa, quindi una volta che avrete completato l'arena, si sbloccherà una side quest. Una side quest che vi permetterà comunque di salvare la radura di Nothol dall'invasione di alcuni banditi. Quindi una volta che avrete battuto questi banditi, si sbloccherà la gara di tiro con l'arco. La gara di tiro con l'arco è importantissima perché ci consentirà appunto di ottenere un altro degli indizi per quanto riguarda il tesoro. E adesso lo andremo a prendere insieme. Allenati per il prossimo incontro con gli Hobbit. Benvenuto alla gara di tiro con l'arco, eroe. Sì. Non ci premi speciali in palio per chi totalizza punteggi più alti. Esatto. Prima di tutto posizione. Dopodiché hai 6 secondi per colpire il bersaglio. Ai bersagli corrispondono punteggi diversi. E non prendere in considerazione l'ipotesi di avvicinarti al bersaglio. E poi non usare la magia. Sarebbe... E infine, okay. Non spararmi addosso. Ok. Praticamente poche regole, però abbastanza interessanti. Allora, cominciamo. Cerca di aumentare ancora il tuo moltiplicatore combattimento. Ovviamente i tiri... I tiri alla testa sono quelli che vengono premiati di più. Ovviamente. Ok, facciamo tanti bei punticini. Tempo scaduto. Vediamo com'è andata. È finita. Vediamo quanti punti hai totalizzato. Sei un vincente. Hai stabilito il nuovo record. Ottimo. Eccolo, indizio 4 per il tesoro. Avanti, coraggio. La e adesso con l'arco è aperta. Un altro indizio del tesoro si trova esattamente qui. Ovvero alla strada abbandonata, perché qui avremo una side quest che si chiama il mercante smarrito e questa è una side quest che ci consente appunto di ottenere è stata abbandonata che ci consente appunto di ottenere la ricompensa del mercante smarrito. Quindi andiamo a completarla, ovviamente. Allora, salviamo intanto il mondo, visto che abbiamo ottenuto un altro indizio del tesoro e adesso ovviamente ne otterremo ancora un altro. In totale gli indizi del tesoro, se non mi ricordo, sono 6. Il tesoro in realtà si potrebbe prendere... Ah, da qua non ci si può andare, devo andarci per forza da sotto. Ok, stavo dicendo, dobbiamo andare a Oakvale prima. Gli indizi del tesoro in realtà sono 6. Si potrebbe effettivamente andare a trovare anche subito il tesoro, perché in realtà il tesoro si potrebbe trovare subito.
Basta cercare ovviamente su Google o quello o su internet in generale dove trovare il tesoro e si può effettivamente trovare da subito. Però perché non conviene trovarlo subito? Conviene trovare prima tutti gli indizi del tesoro, perché l'arma che si va a trovare è un'arma leggendaria. Arma leggendaria che prende comunque dei potenziamenti e diventa più forte in base a quanti indizi abbiamo prima di dissotterrarla. Quindi noi, accumulando tutti gli indizi, abbiamo la possibilità appunto di ottenere un'arma molto più forte rispetto a, per esempio, se dovessimo trovarla adesso con solo due indizi. Anzi tre, perché ovviamente adesso troveremo anche il terzo. Quindi andiamo alla strada abbandonata per fare appunto la missione e ottenere un altro indizio, perché questa side quest ci darà un altro indizio. Aiutami, Thomas, mio fratello, si è perso da qualche parte più avanti. Seguimi, deve essere qui da qualche parte. Va bene, andiamo. È nel cuore della foresta. Ho troppa paura per andarci. Non ti preoccupare, aio. Morirà. Allora, andiamo a cercare il fratellino. Aio. So tollerare il... Sottollerare il dolore. Abbiamo potenziato il multiattacco, infatti come potete vedere ora fa molti più danni. E vedi, con un colpo già praticamente one shot tutti. Sei sopravvissuto? Wow, incredibile. Pollo croccante. Vieni qua, amico mio. Ai. E qui c'è il mercante. Aiuto! Ti prego, aiutami. Ti sei... Ok, vieni, andiamo. Ora dobbiamo proteggerlo. Tiratemi fuori di qui. Ovviamente non è una cosa difficile, perché non è una cosa difficile, però... Eccola. Ecco, praticamente li shottiamo... Li one-shottiamo tutti. Poi questi, tra l'altro, mi spuntano alle spalle senza sapere come. È terribile. Due colpi e li buttiamo giù, quindi non c'è troppa difficoltà. Come ha potuto essere così stupido? Potremmo in realtà anche rushare. Stan, dove sei? Potremmo anche rushare. La tua volontà scarseggia. Vieni, stai in guardia. Però noi facciamo le cose come Dio comanda. Ecco qua. Ah, l'hai trovato. Grazie, grazie. Tieni, prendi questo. Potrebbe esserti utile. Ta-tan! Altro indizio per il tesoro. Quindi ne abbiamo presi già due in un colpo solo. E più il quinto, che in realtà sarebbe il mio terzo, ne abbiamo già praticamente metà indizi del tesoro. Quindi salviamo anche in questo caso. E abbiamo già tre indizi su sei. Ora, gli altri non mi ricordo effettivamente dove si trovavano, sinceramente parlando. Non me lo ricordo, sinceramente. Comunque, li troveremo anche... Cioè, li troveremo comunque durante il gameplay, quindi non è un grosso problema. Allora, la dimora Grey, come potete vedere là sotto, vicino al campo dei tumuli, è praticamente la nostra prossima destinazione. Però, se vi ricordate bene, noi prima dobbiamo andare a Bowerstone, perché finalmente possiamo accedere
alla sezione di Bowerstone Nord. Io nel frattempo ricevo chiamate da call center, però vabbè, non risponderò mai ovviamente, però vabbè, loro ci provano comunque. Allora andiamo qua. Salve. Oh sì, ti conosco di fama. Entra. Entra. E adesso finalmente abbiamo l'accesso a Bowerstone Nord. Benvenuto nella zona nord di Bowerstone, eroe. Questo è un quartiere tranquillo e vogliamo che resti così. Qui non tolleriamo comportamenti incivili, quindi attieniti alle regole se non vuoi finire al fresco. Al momento c'è un pazzo furioso rinchiuso nella nostra prigione, ma non vedrà ancora molte albe, capisci cosa intendo dire? Lady Grey desidera parlarti. La troverai nei giardini all'esterno della sua residenza. Incontrarla è un grande onore anche per un eroe, quindi comportati bene. E tra l'altro potremmo anche sposarla. Allora, dato che per ora io vorrei anche un minimo di decenza nel mio gameplay, vorrei effettivamente avere... Dov'era? La maglia? No. Dove? Ah, ecco. Ecco. Ecco, così almeno, finalmente, per un po' potremo vederci... Fossi in te, starei alla larga. Ok, questo è un negozio che è spettacolare perché possiede un'arma leggendaria. Qui ovviamente non mi ricordo se c'erano guanti radiosi, guanti della volontà radiosi, abito superiore radioso. No, sì, qua praticamente l'abito radioso, ma a me l'abito non mi interessa. Ma quello che mi interessa qua comprare, in teoria, sarebbe... Vabbè, a parte che qui vende comunque delle armi e degli archi che sono veramente, veramente forti, ma... Esatto. Quella che ci interessa a noi è questa. La grande spada di Solus. Guardate com'è combinata. 314 di danno. Costa però ben 71.000 monete. Prossima consegna, nessuna consegna. Miglioramento, miglioramento fiamma, salute e affilatura. Questa è un'arma leggendaria. E sì, si trova all'interno di un negozio. Sembra strano da dirsi, ma si trova in un negozio. Mentre invece tutte le altre armi, come potete vedere, saranno più deboli rispetto al nostro martello. Quindi il nostro obiettivo sarebbe appunto quella di ottenere la grande spada di Solus. Io ovviamente non credo di poter vendere roba... Non credo di poter vendere roba tale da guadagnare tutto questo. A meno che forse... Questo lo possiamo vendere in realtà. Questo non abbiamo praticamente nulla da vendere. Ma io non dovrei avere anche i miglioramenti. Esatto, miglioramento salute. Ecco, questo qua per esempio lo possiamo vendere per altri 40.000. Quindi, esatto, direi che lo possiamo vendere. Il miglioramento salute, sinceramente parlando, non mi interessa più di tanto. E finalmente poter comprare la grande spada di Solus. Yes. Ok. Tuo trionfo nell'arena è incredibile. E questa è una grandissima conquista che abbiamo fatto per il nostro personaggio. Anche perché la spada di Solus sarà praticamente... Oh, mi sa che questo mi ha visto. Merda. Mi sa che mi ha visto. Un caloroso benvenuto. Mi sa che mi ha visto. Vabbè, ho la possibilità di pagare la multa, quindi sti cazzi. Non è un problema. Però. Forse però non mi hanno visto. C'è anche da dire che in realtà, essendo un eroe di fama, delle volte non mi facciano problemi se prendo oggetti. Specialmente se ho una fama molto 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 alta. Salve. Sai, un uomo con la tua posizione sociale dovrebbe far visita al sindaco. Sì. Vive nella magione di Bowerstone. Ops. Esatto, praticamente tutti mi stanno dicendo di andare a vedere la sindaca. Qualcuno con cui parlare. Devi farmi uscire di qui.
Il sindaco vuole giustiziarmi. Ecco cosa succede quando inizi a fare troppe domande. Quella donna è un mostro, ma nessuno mi crede. Solo perché mi sbagliavo quando dicevo che le guardie controllavano i nostri sogni aggiungendo dell'alcol nell'acquedotto. Sua sorella era un vero angelo. Sarebbe diventata un ottimo sindaco. So che è stata Lady Grey a ucciderla, ne sono certo. Devi aiutarmi a portare a galla la verità, altrimenti Bowerstone rimarrà nelle sue grinfie e io, esatto, sono giustiziato. Questa è un'altra side quest che si può fare. Sì, finalmente. Quella maledetta strega le ore contate. E questa side quest la devi dobbiamo fare. Devi raccontare dal fantasma di sua sorella ciò che accadde veramente. Non fare quella faccia. Anche i bambini sanno che esistono i fantasmi. Io li ho visti e anche tu. Tutti li abbiamo visti. Amanda, la sorella di Lady Grey, aveva un fidanzato di nome Rodri, un bravo ragazzo. Di solito si aggira nel campo dei tumuli. Lui è l'unico in grado di salvarla dall'oblio eterno. Ok, voglio quindi impedirci di portare a galla la verità. Questa è la prigione di Bowerstone. Vabbè, ma per ora qui in realtà non c'è bisogno che ci vada. Per il momento qua non abbiamo nulla da fare, però ci andremo qui. Qui ci andremo con qualche missione, quindi non vi preoccupate. Questa cospirazione, non capisci? Ok, non so se quella m'ha visto. Vi auguro una buona giornata, signore. Sua Altezza. Sua Altezza di facendo. Beh, ops. Immagino che meriti un certo rispetto. Vedete? Come il grande. Qua praticamente posso rubare, vedete? Ma nessuno mi dice niente. Perché? Perché siamo appunto. Non capisci? Perché siamo appunto famosi. Allora, andiamo a parlare invece con Lady Grey adesso. Allora, qua intanto esploriamo queste altre case. Perché abbiamo la possibilità, appunto, come vi stavo dicendo prima, di poterla addirittura sposare. Non ho mai trovato ancora una fede nuziale in vendita, se devo essere sincero. Quindi dovrei cercare. Dovrei cercare effettivamente. Dovrei cercare effettivamente di trovare prima una fede nuziale. Perché è possibile anche sposarla Lady Grey. E da un lato mi converrebbe sposare Lady Grey, perché dentro casa sua si trova addirittura un'altra chiave d'argento. E oltre alla chiave d'argento si trovano comunque anche degli altri oggetti, niente male. Quindi dovrei effettivamente sposarla. Solo che non so se qua ce le hanno le fedi nuziali anche a Bowerstone Sud. Allora, qua non le vendeva sicuro. Salve. Posso aiutare? Penso che potremmo proporti un'offerta speciale. Credo che tu non ce l'abbia la fede nuziale, vero? Rosa nera. Ah no, invece ce l'hai la fede nuziale. Bene, ottimo. Tuo trionfo nell'arena è incredibile. Bene, bene. Grande pietà risparmiando sussurro. Qui abbiamo dell'altro oro. Ok. E adesso andiamo a parlare con Lady Grey. Come vanno le cose? Piacere di vedere. Eccola qua. Parlarmi? Quindi tu sei quello di cui tutti parlano. Devo dire che hai destato il mio interesse. Verrai con me nel cortile? Mi piacerebbe molto parlare con te. È bellissimo qui, non credi? Ma a volte mi sembra che sia il posto più malinconico del mondo. Vedi, non mi sono ancora sposata. Non ho mai incontrato un uomo degno di me. Ho sempre pensato che solo chi fosse stato in grado di conquistare l'arena avrebbe potuto conquistarmi. Perché non mi porti un regalo dalla città? Di certo riuscirai a trovare qualcosa per una signora. Non mi ricordo però il fatto che se io effettivamente dovessi sposare Lady Grey, se non ricordo male, la quest del tizio in prigione che vuole imprigionare Lady Grey forse vada a puttane. Non mi ricordo questa cosa. Questa cosa sinceramente non la ricordo, infatti voglio salvare. Voglio salvare, perché se io faccio questa cagata. Vuoi dare un regalo a Lady Grey? Sì. Non puoi darmi qualcosa che non hai.
mi spingerebbe a domandarmi quale altre bugie mi stai dicendo. Aspetta, quale regalo vuoi? Scusa, quale regalo? Scusa, non voleva la fede nuziale? Un regalo dalla città, oddio. Sembra molto abile. Aspetta, forse era la rosa nera. Salve, che dovevo prenderle. Penso che potremmo proporti un'offerta speciale. Se non ricordo male, era la rosa nera. Vediamo se era vero. Il trionfo nell'arena è incredibile. E hai mostrato grande pietà. Vediamo, forse era la rosa nera. Non me lo ricordo effettivamente qual era il regalo che lei volesse. Esatto. È bellissimo. Sapevo che avevi un animo romantico, non come certi eroi. Certo, una donna della mia posizione non può sposarsi in povertà. Come minimo un uomo deve avere una casa propria. E io ce l'ho. Mi fa piacere sapere che hai una casa. Così sono certa che non vuoi sposarti soltanto per i soldi. Faresti qualcosa di eroico per me adesso? Non molto tempo fa ho perso una collana. È molto preziosa per me. Forse dovresti cercare in città. Qualcuno deve sapere dove si trova. La collana, se non ricordo male, l'indizio... Dicono che la signora stia per... Sinceramente non vorrei essere nei panni. C'è qualcosa che non va in lei. Sai che sua sorella è senza lasciare tracce. L'ultima volta è stata vista alla casa grigia. E nessuno sa che cosa è successo. Buongiorno, esatto. Hai parlato e scommetto che ti ha riempito la testa. Quel tipo ha le tarme nel cervello. È un... Ok, questo mi dice che ancora ha le tarme nel cervello. Così anche tu hai sentito di... Sembra che nessuno conosca la vera storia. Sapevi che indossa sempre la collana di sua sorella? Esatto. Infatti la collana che lei dice di aver perso e che è molto cara, in realtà è quella della sorella. Sei davvero innamorato? Beh, se sta cercando informazioni, davvero girano un sacco di pettegolezzi nella zona nord di Ba. Ti auguro una buona giornata. Non hai ancora parlato con Rodri? È al campo dei tumuli, te l'ho già detto. Sì, va bene, ok. Questo mi vuole tu sempre rifilare. Ora il titolo di drittone. Di drittone, ma che cazzo vuol dire? Cosa stai facendo? Ah, così la collana non la indossa più. Ho sentito che l'hanno rubata. Vedete, ho sentito che l'hanno rubata. Prego, dagli occhi, non seguire il gregge. Però chi è che l'ha rubata? Bella domanda. Ti auguro una buona giornata. Allora, a questo punto, visto che abbiamo preso un paio di informazioni qui, ritorniamo a Bowerstone Sud. Non mi ricordo se dovevamo parlare con qualcun altro di Bowerstone Sud, in realtà. Forse no, perché noi da qua sapevamo soltanto che la collana gliel'avevano rubata. Gioca a coppie. Ma non credo che ci sia altro, forse, perché questi sono i mercanti. No, il bardo e il commerciante. Quello là sotto invece è il maestro, che possiamo consegnare qualche libro, però vabbè, possiamo consegnarlo anche dopo, non è un problema. Ok, andiamo al campo dei tumuli. Come potete notare, la side quest del sindaco è praticamente una side quest di quelle, diciamo, di quelle terziarie, no? Quindi colore bronzo, quindi non è neanche una side quest vera e propria, proprio perché infatti è una side quest molto 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 particolare. Stata ogni giorno... Eccolo qua. Amanda? Sì, certo che la conosco. Penso continuamente a lei. Era così bella, così pura. Temeva che sua sorella scoprisse la nostra relazione e la usasse come scusa per impedirle di diventare sindaco. Io non sono di sangue nobile. Quindi ci incontravamo di nascosto nel sotterraneo della dimora Grey. Accendevo 3 volte la lampada nella scuderia per avvisarla del mio arrivo. E questo è il segnale. Ma una notte si presentò e trovai la porta del sotterraneo sprangata.
Sua sorella Elvira, oggi conosciuta come Lady Grey, mi disse che era morta in seguito a una tremenda malattia. Poi la casa venne abbandonata e non ho mai avuto il coraggio di... Scusami, per me è troppo doloroso parlarne. Ok, quindi a quanto pare la situazione è stata questa, no? Lui accendeva la luce 3 volte e quindi poi avevamo questa cosa, cioè avevamo l'incontro. Allora, Bowerstone Sud, ritorniamo a Bowerstone. E adesso che abbiamo parlato con lui, ritorniamo dal tizio che era pazzo, almeno quello che noi ci hanno detto il tizio pazzo. Ritorniamo ovviamente qui e diciamogli quello che abbiamo scoperto. Ora, lui sa che effettivamente noi dobbiamo andare a parlare con la sorella per scoprire la verità. Non sono pazzo! Devono sapere... Ecco. Allora si incontravano nel sotterraneo. Perfetto. Deve essere stato piuttosto umido. A ogni modo, raggiungi la scuderia e accendi 3 volte la lampada. Il ricordo di Rodri dovrebbe evocare il suo spirito. Presto scopriremo la verità e bada a non calpestare lo sterco di cavallo. Perfetto. Tra l'altro, la dimora Grey è esattamente dove dobbiamo andare noi. Quindi andiamo di nuovo al campo... questa sì è la gara, vabbè, non mi interessa. Campo dei tumuli. Ritorniamo al campo dei tumuli e finalmente possiamo andare verso la dimora Grey, non solo per la nostra storia, ma anche per questa, ma anche per la side quest. Perché la mi brilla la missione per andare da quel lato? Quale altra missione ho? Aspetta, perché... Boh, vabbè, sarà qualche altra missioncina che si può fare, ma non è quello l'importante. Eccoci qua, dimora Grey. Così hai finalmente incontrato Jack di Spade. L'ho incontrato molto tempo fa, certo, quando bruciò la nostra casa e strappò via i miei occhi. Esatto. Ma non stava mentendo quando ha detto che sapeva dov'era mia madre. La tiene nella prigione di Bargate dalla notte del saccheggio. Non sono riuscita ad entrare, ma l'archeologo conosce un antico passaggio segreto. L'hai già incontrato, non è vero? Le creature di Jack lo stanno ancora cercando. Come stanno cercando me. Non posso più restare qui. Ho lasciato i dettagli alla Gilda in una carta missione. Deve liberare la mamma. È l'unica che conosce il modo per arrivare alla spada. Hai letto il libro che ti ho mandato, vero? La spada è tutto. Potrebbe annientare il mondo intero. E la mamma ha anche un regalo per te. Più potere di quanto tu possa immaginare. Esatto. Quindi dobbiamo adesso liberare la madre. Visita la Gilda per nuove missioni. Questo era lo scantinato. Adesso qua, se non ricordo male, a parte che possiamo anche continuare la side quest, ma non mi ricordo se c'era qua una zona dove si potesse scavare. Qui c'era il tatuaggio. C'è scritto fatemi uscire. Non sono morto, sto solo riposando. LOL. Non mi ricordo dove si accendeva. Ah, ecco, forse dovevo entrare qua. Ops. Tra l'altro, un secondo, questa è la perfetta scusa per utilizzare adesso la nostra nuova arma.
ovvero la spada di Solus. Ah, forse è ora che si sbloccava... Ecco, lì c'è una tomba. La pozione. Taglio. Ci sono altri libri. Qui non c'è nulla di interessante. Allora, vediamo sopra cosa c'era. La pozione della volontà eterna è una, un forziere da 10 chiavi che noi ovviamente possiamo aprire. Miglioramento affilatura, che non mi interessa più di tanto. Barba normale, questo potrebbe essere figa in realtà perché io ho la barba normale. Però andiamo adesso, anche perché la stalla forse era là sotto. E quell'altra casuccia che c'è là sotto. Sulla tomba c'è scritto: nella gara tra gli esseri umani sono arrivato prima di voi. Però si può scavare adesso. E cosa si trova? Il tatuaggio di Deathlycon. Che non so ovviamente chi sia. Allora, andiamo di qua. Perché adesso dobbiamo appunto trovare e investigare sul segreto di Lady Grey. Qua dovrebbe esserci anche una zona di pesca, se non ricordo male. O qui o dall'altra parte. Ecco, qui c'è la zona di pesca e qui c'è la porta. Gli uomini da soli non sono ammessi. Hai bisogno di una palla e una catena. Una di lusso, firmata. Una palla e una catena, una di lusso, firmata. Ok, adesso sono morte tutte. Beh. Allora, lì c'era da pescare. Oh, non me la ricordo la descrizione di questa palla di... con la catena firmata. Non la ricordo proprio. Ok, questo non credo che sia un oggetto raro perché è stato troppo semplice da pescare. Addirittura una chiave d'argento così facile? Wow! Minchia, non me la ricordavo ci fosse qua una chiave d'argento. Va bene, siamo praticamente quasi al massimo delle chiavi, perché se non ricordo male erano 30, quindi io col glitch ne ho prese diverse, però. Allora, qui non c'era nulla, qui non c'era nulla. Allora, aspetta, perché nella dimora Grey... Come faceva ad accendere le luci? Forse qua? No, ma mi ricordo che c'era un'interazione. Perché vedi, qua è praticamente il seminterrato che è chiuso. Non era neanche dentro la casa il... Perché mi ricordo che c'era... Che c'era l'interazione. Dice perché accendi la luce tre volte, però... O era dentro la porta Callis, che doveva aprire quella porta Callis. Però non ricordo fosse vincolata a questo. Aspetta, proviamo a uscire e rientrare un attimo dalla dimora Grey. Che forse qui per ora me la considerava come, come luogo di missione per, diciamo, per incontrare la sorella. Ecco, mentre invece forse adesso si sblocca... Ecco, vedi? Adesso forse si sblocca la possibilità...
Poiché forse è adesso che si sblocca magari la possibilità. O forse sono io che proprio non mi sto ricordando come farlo. E potrebbe anche essere la la soluzione. È una missione importante da parte della Gilda per te. Sì, un attimo però. Perché non vorrei che fosse veramente dietro quella porta Cullis. Che dice ti serve una palla con una catena firmata. Allora, io sono sicuro che c'era un'interazione, però non mi ricordo, veramente non me la ricordo. C'era un'interazione per accendere ste luci e far apparire la sorella, perché io l'ho fatta sta side quest per incriminare la sorella. Però, boh, non me la ricordo. Vediamo, proviamo ad andare. Allora, Oakvale, cosa c'è? La gara di caccia del pollo. Chiave della mappa, quindi anche qua. No, ma chiave della mappa qua l'abbiamo presa. No, forse no. No, forse qua non l'abbiamo presa. Bowerstone Sud, ecco, Bowerstone Nord. Facciamoci ridare un attimo l'indizio. Buon proseguimento di giornata. Non hai ancora parlato con il fantasma? Cosa stai aspettando? Accendi tre volte la lampada nella scuderia della dimora Grey. Nella scuderia? Il sindaco potrebbe giustiziarmi da un momento all'altro. Nella scuderia della dimora Grey. Scusa, ma la scuderia... Forse è dove c'erano i cavalli, là, la scuderia là sotto. E allora forse avevo ragione. Aspetta, perché forse ora che ci penso era qua la lampada veramente che doveva accenderla tre volte. Solo che non l'ho vista. Nella scuderia. Ma qua non c'è la lampada. Ah, ecco, aspetta, mi era apparsa qua l'interazione, mi sa. Ecco, aspetta, qua. F2, 1, 2... Eccola. E qua, se non mi ricordo male, c'era la possibilità di scegliere proprio, perché lei la collana, era lei che mi dava la collana. E io potevo scegliere se darla a Lady Grey per farla sposare o se darla al cittadino per farla incriminare. Io mi ricordo una cosa simile. Rodri, sei tu? No. Non sai quanto ti ho aspettato. Io... Tu non sei Rodri. Ho pregato che mi salvassi, ma non è mai venuto. Quando mandò il respiro, chiusi gli occhi immaginando di morire tra le sue braccia. Ora non lo rivedrò mai più. Mia sorella mi ha preso tutto. La gente deve sapere la verità sul suo corpo. Prendi questa lettera e rivela ciò che è veramente accaduto. Ai?
E così, ora conosci la verità. Amanda era una sciocca romantica. Non aveva le capacità per amministrare una città come Bowerstone. Avrebbe trasformato questo posto in una lurida topaia idealista. Ma non preoccuparti di queste stupidaggini. Possiamo ancora stare insieme. Posso ancora essere tua. Vuoi diventare sindaco? Pensa al potere che otterresti. Sarà tutto tuo. Basta che mi consegni la lettera. Ecco, e in questo caso possiamo decidere cosa fare. Qui mi ricordo, però noi siamo dei cavalieri della giustizia. Cosa? Nessuno può rifiutare Lady Grey. Nessuno. Non sei diverso da quel branco di idioti che infestano la mia città con le loro misere, patetiche esistenze. Molto bene, raccontalo a tutti. Goditi il tuo momento di gloria. Ma un giorno ritornerò e verserò il tuo sangue per lavare il sudiciume di questa città. Ricordatelo, eroe. Ok, forziere. Qui spacchiamo tutto. E adesso andiamo a smascherare il sindaco che uccise la propria sorella. Devono sapere tutti la verità. Allora avevo ragione. Ha ucciso lei sua sorella. Wow, non mi era mai capitato prima. Adesso non mi chiameranno più Gethin il pazzo. Poco fa ho visto passare Lady Grey. Sembrava che se ne stesse andando per sempre. Ora potresti chiedere allo sceriffo di liberarmi? Potrebbe addirittura darti una ricompensa. Sempre che non sia Jack di Spade perfettamente travestito. Sì, potrebbe essere. Non appena uscirò di qui riuscirò a smascherarlo. Non esageriamo. Ok. Lady Grey se n'è andata definitivamente. E quindi credo che mi abbia bloccato la casa. Incredibile! Allora Gethin aveva ragione! Credo che ora dovrei liberarlo. Credo che non posso più entrare nella casa di Lady Grey adesso. Comunque, spero che non inizi di nuovo ad accusarmi di aver inquinato l'acquedotto. Ora dovremo eleggere un nuovo sindaco. Ah, ok. Accetteresti l'incarico? Dopotutto hai già... quindi mi sa che posso entrare lo stesso in casa di Lady Grey. Sì. E quindi siamo diventati il nuovo sindaco. Esatto, ora avrò accesso alla casa. Ok, allora va bene. Non me la ricordavo se avessi avuto la possibilità di accedere alla casa. Invece sì, vedi, Magione Bowerstone. Quindi adesso io sono il sindaco. E qui dovrebbe esserci, cos'era, la stanza da letto? Ecco, stanza di Lady Grey, che ovviamente adesso non è più la sua stanza. Qui c'è una ricompensa con 15 chiavi d'argento. La katana Hiryu, che dovrebbe essere una tra le katane migliori del gioco. E poi qui nel letto dovrebbe esserci, esatto, la chiave d'argento. Che poi perché 5 di diavolo se è casa mia adesso? Allora, la katana... vedi, danni 214. Diciamo che come spada una mano effettivamente è una tra le migliori. Non, forse ce n'era qualcun'altra di meglio in realtà, ma questa katana non era neanche affatto male. Va bene,
Detto questo, direi che oggi volevo fare una puntata un po' diversa, però abbiamo fatto un'altra parte di storia, un'altra parte di lore nascosta della storia, ovvero quella del sindaco di Bowerstone. Siamo riusciti a smascherarla e quindi direi che per il momento è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo nella prossima puntata, dove inizieremo la ricerca del madre del protagonista, ovvero Scarlatta, e finalmente potremo ottenere forse qualche novità in più, qualche notizia in più su chi effettivamente sia il nostro protagonista e quale sia effettivamente il suo vero destino. Quindi ci becchiamo alla prossima. Bye bye.